Grazie Luciano di essere venuto. Grazie a tutti per l'invito e quando lavoratori, cittadini, operatori del settore ragionano insieme, penso che per chi ha passione per i beni comuni è quello sgabello dove per fare il diritto all'acqua, uno sgabello con tre gambe, i cittadini, i lavoratori che lo producono e gli amministratori di buona volontà a cui il voto e i propri cittadini hanno dato il compito di gestire al meglio. Quindi per me questa è una platea dove sta il mio DNA genetico per quanto riguarda la questione di lavoratore del settore idrico e come anche attento a tutta la partita dei beni comuni e in primis dell'acqua. Voglio dirvi solo due considerazioni perché i tempi sono brevissimi da darci. Penso che forse ancora prima di iniziare si può dire una cosa, non perdiamoci di vista, perché sono veramente pochi i luoghi dove i lavoratori possono portare dei contributi discutibilissimi, condivisibili, meno condivisibili, però ormai i lavoratori, poi vi dirò, abbiamo grossa difficoltà ad essere ascoltati da chi forse sarebbe anche deputato ad ascoltare il punto di vista dei lavoratori. Avevo dei grossi dubbi perché studiando un momentino la conformazione di Smart ho detto io provengo da un'azienda che mi auguro che voi non vi ci troviate mai ad affrontare il modello toscano perché la Toscana è stata la prepista dei processi di privatizzazione del comparto idrico partendo da Arezzo, ma riguarda anche l'azienda dove lavoro io, che è un'azienda che serve 1.800.000 abitanti equivalenti in 47 comuni tra la città di Firenze, Prato, Pistoia e una parte dell'Aretino. E con una conformazione del 60% di proprietà e dei comuni di questi 47 comuni serviti, il 40% con bando di gara europea dove ha concorso poi alla fine un solo soggetto, è come quando andavo in bicicletta, io se partivo da solo arrivavo prima, questo era curioso, e comunque è diciamo prettamente Acea Suez, sono i nostri 40% del privato. Ora uno immaginerebbe, qui abbiamo anche persone che fanno impresa, che chi in un'impresa ha il 60% del capitale versato la comandi, invece noi abbiamo una cosa che fa sorridere anche il top management di Acea, che però non ce lo dice mai nei tavoli ufficiali, ma all'altere, dove noi siamo stati capaci anche di fare i patti parasociali per cui chi ha il 40% detiene l'amministratore delegato e alla presidenza, parliamoci chiaramente, ora non vorrei mancare il rispetto ai miei presidenti perché poi insomma di furbe ce ne fanno spesso e volentieri e sono anche un po' stanco di riceverne ancora perché vorrei avviarmi verso la coscienza senza ulteriori dubbi. Però sono persone che vanno a tagliare i nastri, che hanno un discreto budget per le sponsorizzazioni, ma poi chi governa è quello che ha il 40%. Io penso che in azienda, in Italia, non ci sia un'azienda privata che abbia un socio pubblico che è minoranza a cui affidare la gestione dell'azienda. Noi in Toscana abbiamo anche questo primato, e stesso management di Acea ci dice almeno qui col 51% il comune di Roma determina presidente e amministratore delegato. Voi per noi siete una colonia, siete un bel godi, perché con 40 facciamo quello che vogliamo. Quindi questa è già la prima cosa, se sciaguratamente dovesse la politica avvicinarvi alla nostra esperienza, attenzione ai patti di governance e ai patti parasociali. Io qui sia per la testimonianza della sindaca dei piccoli comuni e sia anche per l'imprenditore che ci diceva sul sistema degli appalti, vorrei dirvi due cose che fra l'altro una di queste è anche costata caramente come forme di ritorsione, perché i cittadini possono parlare del bene comune ma stanno fuori. Noi quando ritorniamo in azienda e parliamo troppo con i cittadini, le purghe, cioè questa gente che licenzia con molta facilità, non è che uno dice ah ma state nel parapubblico, parapubblico è una semplice, ok? E dico questo, io quando è partita la bambola in Toscana della privatizzazione, dopo la metà degli anni 90 e che poi si è cominciata a concretizzare nei primi anni del 2002,
oltre a essere un militante sindacale, un responsabile sindacale dell'organizzazione allora più rappresentativa dell'azienda in cui lavoravo, ero anche un militante di una formazione politica che era la forza trainante di governo della regione e delle principali città della Toscana. E mentre noi stavamo praticando questo percorso, nel senso delle sinergie, la qualità del servizio, le economie di scala, poi un giorno involontariamente mi sono trovato in una riunione di quelli che politicamente tiravano i fili di questo processo che stavano mettendo e che politicamente avevano deciso in quella stagione. E io e i compagni siamo rimasti allibiti, perché queste persone ci dissero: bene, siamo pronti, l'importante è che la mediazione sia chiara, perché si devono accorpare più aziende che provenivano dai territori. Chi gestisce gli appalti? I dirigenti in quota del mio partito messi agli approvvigionamenti, così via, in questo accorpamento, li garantiamo in quelle posizioni. 3. Chi gestisce le assunzioni? 4. Chi gestisce gli aumenti di livelli dei lavoratori? Io che da Napoli ero partito per la disperazione del degrado politico, eravamo sotto Tangentopoli quando sono approdato in Toscana, per me la Toscana era un po' il sole dell'avvenire. Quando ho partecipato a questa riunione ho detto: caspita, ma lì allora la ricetta è uguale dappertutto. Ed è stata una grossa delusione questa aspetto. E negli anni, praticando, ho capito che quelle quattro cose non erano degli screanziati, era una bussola, era un faro di perché queste aziende dovevano nascere, qual era la loro vera missione. Per quanto riguarda i sindaci, quindi questo lo dico rispetto all'imprenditore che sta vivendo delle difficoltà nel sistema dell'indotto smart. Per quanto riguarda i sindaci, io sono uno dei quattro, dei rappresentanti delle quattro sensibilità sindacali che i lavoratori si sono dati in pubblico a Firenze, però vi posso dire che trasversalmente tra tutte e quattro le organizzazioni sindacali, ormai noi non confidiamo più sui sindaci, ma non perché abbiamo un'avversità politica, culturale e così via, perché ormai i sindaci, almeno i 47 dei comuni che servono e non servono, hanno completamente abdicato al ruolo e la, che possono avere politico, istituzionale, su come viene gestita l'acqua. Allora, l'azienda e quindi anche le difficoltà di dipendenti. Ormai noi non spieghiamo più quando c'è una referenza ai sindaci, perché sappiamo che rimangono lettere morte. E questo è drammatico per noi, perché sarebbe il 60% della proprietà. Ormai ci siamo rassegnati, io ero uno ancora di quelli che resisteva, no, hanno un ruolo nella concessione, qua là, alla fine mi sono allineato con altre sensibilità, perché pragmaticamente avevano ragione gli amici e compagni delle altre organizzazioni sindacali. E poi un'altra cosa ho notato, io sono entrato nei servizi a rete nel 1986, sono anche un gasista, io mi sento ancora l'orgoglio del gasista, quello dell'acqua il collega l'ha spiegato un pochettino. Nel nostro settore c'era, non ci si metteva vergogna quando si usciva con la tuta col nome dell'azienda, oggi non è più così. E ora, indipendentemente dal modello aziendale di acqua, da quello di smart, guardate, è emblematico che questo è un filo rosso che ci unisce, differentemente dalle sensibilità e così via. E io mi ricordo quando sono entrato nell'86 nel gas per poi approdare invece nel settore idrico nel 2003, io mi ricordo, fra l'altro il mio legame professionale è fortissimo con Italgas di Torino, perché in Napoletana Gas Italgas aveva un ruolo fortissimo, io mi ricordo, non mi ricordo nemmeno, cioè penso, ora sto invecchiando, che l'amministratore delegato non esisteva come figura, esisteva il direttore. Ma era il direttore d'esercizio che era quello che era la massima responsabilità di come si facevano i gruppi, come si gestiva una rete. Oggi io vivo in un'azienda dove chi comanda è il direttore finanziario, e se tu sei un buon tecnico e richiami alla buona qualità di come si fa un'opera, ma vai in un conflitto con gli obiettivi finanziari di budget, sei emarginato e senza messo fuori gioco. Guardate, questa cartina di tornasole, praticamente io
non sono l'uomo che ha le soluzioni. Io osservo con i miei militari strumenti di 35 anni di militanza tra i lavoratori, però a me questa cosa ha colpito. Io, quando non c'era la logica della quotazione in borsa, degli utili e così via, la figura tecnica nelle nostre aziende era la figura principale. Oggi la figura che conta è il direttore finanziario, e noi che contribuiamo nel modello toscano ci siamo fatti mandare niente nel patto di governance, spetta a Suez, alla multinazionale, che probabilmente ha interessi diversi tra l'interesse parigino, francese, di multinazionale e noi come colonia e così via. E quindi da questo punto di vista io una riflessione la farei. Mi avvio alla fine perché non vorrei abusare dei tempi che ci sono concessi. Logicamente noi siamo un'azienda che ormai viaggia fisso sui 25-30 milioni di utili netti, sto parlando, però da quando è iniziata questa esperienza abbiamo perso 200 posti di lavoro, siamo passati da 770 a 570. Abbiamo anche noi ormai i colleghi che stanno agli sportelli, non sono ancora in franchising, sono nostri operatori sportelli, però prevalentemente sono precari delle agenzie interinali, pochissimi nostri colleghi. E noi abbiamo avuto un livello di terziarizzazione. Guardate, io ora non vorrei essere volgare, però vi dico come si parla fra di noi quando ci si incontra con i lavoratori. E lì dentro c'è soltanto, ci mancano i capitolati d'appalto, soltanto chi ti porta anche la moglie sera a distrarsi, poi c'è tutto. Cioè praticamente noi siamo arrivati a un livello di terziarizzazione dove gente che ha saputo lavorare, che sapeva fare canalizzazioni, allacciamenti, revamping di impianti e così via, oggi vanno a fare la letturina del contatore su un impiantino, oppure vanno a fare chiusura e aperture di contatori morosi. Tutto il resto è stato terziarizzato. E guardate, e qui io mi auguro che lei sia una sindaca diversa della Lega 47, ora però ci riaggiorniamo perché ancora non li conosco, quindi la tua tornare là, mi auguro che sia un po' diversi. Però noi abbiamo un compito, quando i comuni hanno, io non ero d'accordo, ma prendo atto che la democrazia consiliare ha elaborato di dare in affidamento a terzi la concessione dei servizi idrico integrato, a noi ci hanno conferito impianti, rete e professionalità. Noi il giorno dopo che è nata l'azienda siamo stati in grado di gestire i territori perché abbiamo preso tutte le persone che gestivano chi col comune, chi con il settore funzionale del comune di Firenze e chi quell'altra azienda che già la gestiva. Allora noi abbiamo il compito a fine concessione ventennale 2021, quindi siamo dietro l'anno, di restituire un po' meno di perdite, gli impianti in condizione, anche perché abbiamo insomma aumentato le tariffe a dismisura, ok? E dall'altra parte restituire le professionalità. E invece io alla fine mi avvio alla fine, perché forse è questo che Mariangela mi chiedeva di segnalare. Noi a fine concessione, con la terziarizzazione spinta, ormai siamo diventati una colonia informatica di Acea. I nostri lavoratori non vengono, gli operai non vengono più in sede a lavorare. Noi abbiamo un sistema, parlo con i colleghi di sindacato, abbiamo un sistema che il welfare, una digitalizzazione spinta, il lavoro ti arriva sul palmare a casa, raggiunge il posto di lavoro, finisce il tuo giro di lavoro e ritorni a casa. Quindi abbiamo anche un problema di socializzazione fra di noi, che non c'è più. E questo sistema uno potrebbe dire, ma insomma il problema è che loro per fare economie di scala, risparmiare straordinario e avere più profitti, ormai mandano sul territorio di 47 comuni gente a operare su impianti che in vita loro non hanno mai visto. E visto che non c'è una standardizzazione come può essere la Lener e quel tipo di cabina, dove a Catanzetta lo si assomiglia, allora c'è ancora tantissimo lavoro che ha carattere artigianale. Noi vediamo gente che è frustrata, che va lì, non sa dove mettere le mani e poi puntualmente aspettano il reperibile che monterà a fargli fare quel lavoro programmato per fare in modo che è l'unico che ci sa la storia. E quindi siamo arrivati al punto che la mano destra non sa più quello che fa la mano sinistra e la nostra gente è frustrata professionalmente, in più terziarizzata al massimo. E guardate, questo per chi fa l'agente sindacale,
quanto più scade la professionalità dei lavoratori, più è difficile che noi possiamo chiedere rivendicazione salariale, che sarebbe uno dei, diciamo, dei nostri primi obiettivi. Quindi anche questo è un problema che ci troviamo. Ci hanno svuotato, come dicevo, a livello di appalti e così via. Livello informatico, ormai siamo una colonia di Acea, con questo programma Acea 2.0, e fra l'altro ci è costato in maniera, e se ne vogliamo uscire fuori costa 9 milioni di euro, cioè se esci fuori dal giochetto devi pagare il giochetto. Abbiamo i servizi di ingegneria esternalizzati e addirittura l'autorità idrica toscana, dove i sindaci sono anche i sindaci che poi siedono nel consiglio di amministrazione nell'assemblea dei soci, no, abbiamo questo problema di conflitti di competenza, sono addirittura arrivati a contenziosi davanti al TAR perché l'azienda nostra di ingegneria faceva prestazioni che poi imputava al gestore pubblico al di sopra del 40% dei valori di mercato. E sono arrivati in contenzioso perché ha detto io questa parte in più in tariffa non te la riconosco. Per dirvi a che cosa siamo arrivati, e sono tutte praticamente prestazioni che sono state esternalizzate. Quindi, questo che cosa vuol dire? Anzi, prima di andare veramente verso la finale, io devo dire che, e me ne assumo anche io la mia colpa perché ho fatto parte di delegazioni trattanti per i rinnovi contrattuali nelle mie precedenti esperienze. Però anche noi abbiamo svuotato istituti contrattuali che ci permettevano in passato lavoro. Oggi al limite ci danno un'informativa. Prima, io mi ricordo nel gas, se l'azienda si azzardava a dare in appalto in dubbio carico, quell'impianto si poteva discutere, le posature in voi. Oggi noi questi strumenti nel contratto ce li siamo fatti sottrarre, quindi logicamente le proprietà hanno fatto il loro mestiere, però forse anche voi potevamo fare di più, e quindi oggi noi su questa materia ci possiamo accontentare del diritto di informazione dell'articolo 5 per intendersi semestralmente quando lo esercitiamo e ce ne ricordiamo, e quindi abbiamo delle responsabilità anche noi, e forse anche noi ci dobbiamo interrogare, perché non è che il male sta tutto da una parte e noi invece siamo più bravi e più belli del mondo. Quindi io queste cose le ho dette perché veramente c'è un rischio di buttare un patrimonio. Guardate, non ho parlato delle nostre simpatie per l'acqua pubblica, la legislazione, perché per fortuna quando eravamo 700-400 firmarono il referendum dell'acqua. Vi posso garantire che le nostre aziende, anche se con il capitale privato, se vai a leggere la lista dei dipendenti trovi anche tanta nomenclatura, parenti di primo, secondo e terzo grado, quindi non era un luogo di trotskisti, però c'è una sensibilità. Però vi dico il rischio reale che con questa deriva che vi dicevo noi veramente arriviamo a un punto che è quello che era un patrimonio che gli enti locali avevano costruito, e noi campiamo ancora di rendita per il grande lavoro che fece il settore funzionale del Comune di Firenze, per le opere che fece con la fiscalità generale il Comune di Firenze, perché se dovessimo stare solo alle opere realizzate da quando è iniziata la stagione di realizzazioni, potremmo dire quello che non dice la mia organizzazione sindacale o io per essere delegato all'SU, ma che ci dice l'autorità idrica, dove praticamente sugli indicatori di qualità noi siamo fra le aziende, nonostante che fatturano di più, fanno più utili, siamo con gli indicatori di qualità dettati da RERA e quindi riprese, siamo praticamente su tutti gli indici negativi in rosso. L'unico indice dove siamo a altissimo livello è la capacità di fatturare e incassare soldi dalle persone.